Uno spettacolo per aiutare gli amici di Teo, l'associazione nata alcuni anni fa per raccogliere fondi da destinare alla creazione di una struttura residenziale per adulti autistici. Grazie al sostegno di molti soggetti, privati e istituzionali, la casa di Teo è stata finalmente costruita in collaborazione con l'Istituto Paolo VI di Casalnoceto, nell'Alessandrino, e aprirà i battenti in primavera, ma i bisogni per il funzionamento della stessa struttura, che ospiterà fino a 10 utenti, non si esauriranno certo con la sua inaugurazione, che pure è un traguardo importantissimo per la mamma di Teo, Milena Tacconi, e per tutte le altre famiglie. Lo spettacolo, in scena domenica 1 dicembre al Teatro Arlecchino di Voghera, ha visto la partecipazione di diversi artisti del gruppo di volontari Cuori con le Ali ed è stato promosso e diretto da Laura Boatti. La cosa che mi ha scioccato di più è che praticamente, considerando questa malattia una malattia infantile, si parla di autismo infantile, nel momento in cui questi ragazzi compiono 18 anni, lo Stato italiano decide di non occuparsene più. Se Dio vuole, a marzo si innalzerà questo edificio apposito per questi ragazzi, per le loro patologie, con la gestione totale e in sicurezza, che poi però dovrà essere mantenuto. E quindi non basta innalzarlo, ma ci vuole ancora un aiuto.